la pace, di doni che hanno accompagnato la sua vita. Ringraziamo il Signore che lo ha dato a questa chiesa di Materica e celebriamo anche per pregare perché il Signore lo custodisca nella buona salute, ci faccia godere della sua compagnia e della sua presenza sacerdotale per lungo tempo. E celebriamo la liturgia della Domenica, celebriamo per lodare il Signore delle sue meraviglie, ma del suo amore. Tutte le meraviglie di Dio si chiamano amore, grazia e misericordia. Riconosciamo all'inizio di questa celebrazione che noi abbiamo bisogno, sempre bisogno, di perdono, di misericordia, di incoraggiamento per riprendere il nostro cammino. Noi che riconosciamo le nostre debolezze, le nostre mancanze di amore, i nostri peccati. Signore, che nascendo dalla Vergine Maria ti sei fatto nostro fratello, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che morendo in croce ci hai affidati come figli alla tua stessa madre, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che salito al cielo hai mandato lo Spirito Santo alla tua chiesa raccolta in preghiera con Maria, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Pace. Non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia per commettere l'iniquità, e a causa di questo muore, egli muore appunto per l'iniquità che ha commesso. E se l'ingiusto desiste dall'ingiustizia che ha commesso, agisce con giustizia e rettitudine, egli fa vivere se stesso, ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio. Alleluia. 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 Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia. Vangelo secondo Matteo. Gloria a Dio, Signore. In quel tempo disse Gesù ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, la gloria e gloria del suo nome, perché è il nostro e la nostra chiesa. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni, e da questa offerta della tua chiesa fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Thank you.
questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché comunicando a questo memoriale della passione del tuo Figlio, diventiamo eredi con Lui nella gloria per Cristo nostro Signore. E ringraziamo il Signore e facciamo auguri a Don Giuseppe, ad Edmundo Sanmas, si dice, per molti anni in buona salute, nella grazia di Dio, nella benevolenza di questo popolo, a edificazione della nostra Chiesa. Voglio ringraziare la banda perché ha avuto questo pensiero di festeggiare il suo presidente. Io apprezzo molto la banda, è vanto della città di Matelica, ma è anche vanto e onore della Chiesa di Matelica. E Don Giuseppe ha sostenuto questa istituzione con molto zelo, con molta competenza, e sono contento, e lui mi è testimone che io l'ho sempre sostenuto in questo zelo per la banda. Va bene? E allora aiutiamoci a seguire l'esempio di Don Giuseppe nella fedeltà ai compiti che il Signore ci ha affidato, e se è possibile, se il Signore lo vuole, anche nel dono e nella benedizione della lunga vita. Non posso tacere. Quel che è avvenuto in questo momento, in questo luogo sacro, con la Santa Messa, la presenza di Gesù, non solo, ma con Gesù, anche il suo rappresentante della diocesi, chiamato da questi giovani. Sono stati loro che hanno organizzato tutto questo insieme. Per me è stato completamente inaspettato. Sono gratissimo a tutti, a loro, sono gratissimo a Sua Eccellenza che ha voluto onorare non la persona mia, ma il rito sacro e grande con la sua presenza. È la presenza di Dio in mezzo a noi, è la presenza di Dio che ha voluto, è l'amore di Dio che mi ha voluto sacerdote. 66 anni di sacerdozio, di cui ringrazio immensamente, particolarmente il Signore in questo giorno, e prego tutti di un'Ave Maria per aiutarmi a ringraziare il Signore di tanto dono. Grazie a tutti, il Signore ci benedica e ci dia il ricompenso che può darci anche a me sacerdote, di quello che umilmente, chiamato dai campi, ho potuto servire al Signore nel campo della Chiesa.